sbagliare, esasperandone gli aspetti sgradevoli, al punto da costruire un incubo horror semplicemente allucinante. Il regista immagina che una donna, rinchiusa in una clinica perché sofferente di gravi disturbi mentali, sia talmente ricolma di odio e di rabbia nei confronti della sua famiglia da partorire dei mostriciattoli, specie di bambini deformi, privi di ombelico e di genitali, capaci di uccidere tutte le persone che hanno a che fare con lei. David Cronenberg ha dichiarato che questo è il suo film più autobiografico, per il quale ha scelto persino degli attori, Samantha Eggar e Art Linder, vagamente somiglianti a lui e alla sua ex moglie, da cui si era appena separato e con la quale, proprio in quel periodo, stava litigando furiosamente per l'affidamento della figlia. Prima opera del regista canadese ad essere distribuita con successo negli Stati Uniti, presenta già tutti i temi ricorrenti nel suo cinema: la sessualità e la malattia, la carne e la mutazione, tutto quel mondo di inquietanti ossessioni che andrà sviluppando nel resto della sua carriera, con esiti talvolta assolutamente geniali. I protagonisti sono Oliver Reed, Samantha Eggar e Eric Beckman. La regia, come dicevamo, di David Cronenberg. Il film dura 92 minuti. 1978, e ovviamente il genere è quello del film dell'orrore. Ne approfitto per salutare Gianni, il pazzo dell'horror, Federico di Cinema Arte e tutti gli amici con cui abbiamo collaborato per quella straordinaria puntata dedicata al cinema dell'orrore uscita il 31 ottobre scorso. Amici, grazie ancora, buona serata, buona visione con Brod, la coata malefica.